su questo tema molto interessante della crescita dell'azienda. Come capirete nel corso dell'incontro, abbiamo appunto esperienze che giornalmente, anche se da punti di vista apparentemente diversi, si occupano della crescita e dello sviluppo dell'impresa. È un tema che nell'ultimo periodo è stato affrontato, viene affrontato quotidianamente, magari spesso ci si dilunga sempre sul problema della governance. Oggi vorremmo dargli un taglio cercando anche di creare dei nessi tra la piccola, la media e la grande impresa, anche perché il problema della crescita, la problematica della crescita riguarda non solo la piccola e la media impresa, come spesso si pensa così di primo acchito, ma anche la grande impresa perché che vuole continuare a diventare sempre più grande. Introduco subito gli ospiti. Abbiamo il presidente di Finmeccanica, Pier Francesco Guargaglini. Credo che le parole. È difficile fare un'introduzione sintetica dell'ingegner Guargaglini. Tra l'altro, lui, ancora prima di diventare un grande manager, dopo l'università ha fatto anche il ricercatore, quindi conosce bene, anche per le attività di Finmeccanica, molto bene anche il mondo universitario. Finmeccanica è una realtà che negli ultimi periodi si sta affermando, si è affermata non solo sullo scenario italiano, ma ormai è una realtà mondiale. Colpisce che la crescita esponenziale che ha avuto, questo potete vederlo anche dalle notizie che meno male vengono date continuamente anche sui giornali sull'acquisizione di commesse. È cresciuta in diversi settori, quindi dall'aerospaziale, l'aeronautico, i sistemi di difesa, ma oggi è anche nel mondo dell'innovation technology sempre di più. È un'azienda che colpisce per quello che investe annualmente in ricerca, circa 1,7 miliardi di euro, nel 2005 11 miliardi e mezzo di valore della produzione, di euro di valore della produzione e soprattutto, questo ci rassicura, un portafoglio ordini molto consistente. E quindi un'impresa che è grande, che guarda il futuro e diventa sempre più grande. Poi abbiamo l'ingegner Zappacosta, che è un imprenditore. Che nei primi anni Ottanta, con suoi due amici, è stato il fondatore, cofondatore, come lui sempre dice, della Logitech, l'azienda che ha fatto conoscere in tutto il mondo il mouse. Anche qui un'esperienza di un'azienda che oggi è arrivata a sfiorare i 2 bilioni di dollari e che continua a crescere di anno in anno. E lui appunto è un italiano che fa da 30 anni l'impresa negli Stati Uniti e che nell'ultimo periodo, adesso poi ci racconterà la sua esperienza, nell'ultimo anno, attraverso una serie di incontri con alcune persone, ha riniziato un'esperienza di investitore, ma anche di imprenditore, vista la sua esperienza, in Italia. Poi abbiamo il dottor Capuano, che è presidente e amministratore delegato della Borsa Italiana, al quale poi chiederemo, dal suo punto di vista, di vedere quali sono i passi operativi e come la borsa può essere un grande strumento che ancora è poco conosciuto, soprattutto nel mondo della piccola e media impresa, come aiutare la piccola e media impresa a non aver paura di questo potente strumento, che speriamo sempre di più nei prossimi anni esploda in Italia. E appunto chiederemo come dal suo punto di vista e cosa può fare ancora Borsa Italiana per farsi conoscere e per abbattere quei tabù che ci sono nell'approccio alla quotazione, quindi all'andar pubblici, e gli faremo delle domandine ad hoc, cercheremo di metterlo in crisi il dottor Capuano, perché così cercheremo di sfatare anche una serie di leggende sullo strumento borsistico. E poi abbiamo Alberto Tacchella, presidente dell'UCIMU.
costruttore di macchine utensili, di rettifiche in particolare, nonché presidente dell'UCIM, l'Unione Costruttore Macchine Utensili, è ormai un ospite frequente qui al meeting, un grande amico. Anche a lui chiederemo come nel comparto delle macchine utensili, che è un comparto che è sempre stato molto vivace, l'UCIMU non la devo presentare io, ma sicuramente nel mondo delle associazioni di categoria è un'associazione all'avanguardia, è stata la prima credo a rendere sistematica anche l'attività di presenza sui mercati internazionali con una serie di servizi e con un accompagnamento diretto alle proprie imprese, come l'UCIMU negli ultimi anni sta affrontando le problematiche della globalizzazione e come si sta evolvendo la dinamica per la crescita delle aziende, perché il comparto delle macchine utensili comunque ha questo vincolo molto forte legato anche a una grossa concorrenza internazionale, e quindi il problema della crescita diventa proprio un problema di sopravvivenza. Prima di passare la parola all'ingegner Guarguaglini, volevo introdurre una piccola provocazione. In particolare all'ingegnere, che raccontandoci la sua esperienza gli chiedo anche come un'azienda come Finmeccanica, che è una delle più grandi aziende in Italia e nel suo settore un'azienda straordinaria a livello mondiale, come avverte la responsabilità nel ricreare dei legami con la piccola e media impresa, in particolare in Italia, visto che, come ha scritto recentemente anche il professor Vignali, presidente della Compagnia delle Opere, sul suo libro sull'innovazione, è evidente che spesso la piccola e media impresa è soprattutto capace di innovazione, che però rischia poi di morire perché magari non si ha la capacità di svilupparla. E come vede, cioè come Finmeccanica, se lei vede in questo una responsabilità, e se può magari descrivere anche che idea ha del possibile nesso da ricreare per far sì che tutta questa ricchezza innovativa della piccola e media impresa torni a diventare un rapporto sistematico anche con la grande. Grazie. Dunque, parlando della crescita, chiaramente uno può individuare almeno tre direttrici lungo la quale un'impresa può crescere. La prima direttrice, uno può crescere chiaramente in dimensioni, cioè i ricavi utili, numeri di dipendenti. Un'altra possibilità importante invece è una crescita che riguarda le competenze, cioè la capacità innovativa della società, il suo patrimonio tecnologico. Altro aspetto importante è una crescita tecnologica, cioè un'industria deve pensare sia dal punto di vista di acquisizione dei mercati, ma anche dal punto di vista di insediamenti produttivi al mondo nella sua globalità. Ora è evidente che queste tre crescite rappresentano, sebbene interpretate, un circolo virtuoso che una società che vuole mantenersi equilibrata e vuole crescere deve perseguire. Quindi è evidente che se uno pensa alla crescita dimensionale deve saper cogliere le opportunità commerciali, deve saper capire quali sono i propri capacità tecnologiche, e quindi nel perseguire questo allargamento delle proprie ricavi deve anche pensare a come gestire il margine non solo in utili ma anche in investimenti tecnologici. Infine, ormai è evidente che quando uno cerca i mercati li deve cercare con un obiettivo abbastanza diverso del passato, cioè deve capire che ormai ogni Stato ricerca, presentando delle opportunità commerciali, ricerca contemporaneamente una crescita delle proprie industrie, e quindi si deve rapportare con le industrie locali, deve cercare quindi per questo di stabilire dei rapporti solidi con questi, non solo quindi dare dell'offset, ma creare in loco delle unità produttive che abbiano anche capacità di progettazione e quindi abbiano capacità di crescere dal punto di vista tecnologico. Appunto per questo ci vuole, per affrontare questo scenario, una strategia. Bisogna avere una strategia per poter perseguire questi aspetti. La cosa più importante, secondo me, rispetto al passato, è che quello che uno deve perseguire è una strategia di lungo periodo, perché quindi deve cercare di interpretare il mondo, deve capire quali sono
i propri interessi e poi alla fine deve avere il coraggio di fare delle scelte, no? E come diceva il Manzoni, il coraggio se uno non ce l'ha non se lo può dare, quindi mentre altre cose uno le può ricavare dall'esperienza, dai consulenti, il coraggio deve essere all'interno del management dell'azienda. E cosa significa avere coraggio? Chiaramente significa, prima di tutto, è bene valutare bene i rischi, le proprie capacità sia finanziarie che tecnologiche, valutare il paese in cui uno vive, ma poi alla fine fare delle scelte per poter crescere. Ecco, chiaramente Finmeccanica è una che nel passato ha saputo fare delle scelte, perché venendo da un paese che è sì grande, ma non almeno nel nostro campo grandissimo, ha visto qual era la sua soluzione nel momento, cioè nel 2003, ha capito che aveva all'interno certe tecnologie, però contemporaneamente erano delle tecnologie a mezzadria. L'esempio classico che facciamo è quello della Gusta Westland, perché Gusta Westland era 50% Finmeccanica e 50% di un'industria inglese, la GKN, quindi la gestione della società non era così semplice e così, diciamo, lineare da saper sfruttare le tecnologie che sicuramente la società aveva, le risorse umane che era sicuramente di primo livello, e quindi Finmeccanica ha fatto questa scelta, ha puntato a divenire al 100% proprietaria di questa società. Ma non ha fatto solo questo, veramente ha deciso di rinunciare a qualsiasi società che fosse il 50-50. Ha scelto di essere o prime in alcuni casi, quindi essere la leader in alleanze, oppure, come è successo con Alcatel Arena Spazio, di essere follower, cioè di avere, essere presente ma al 33%, quindi di giocare un ruolo importante ma non di guida. Perché è chiaro che la dimensione Finmeccanica non era quella che poteva permettere di essere in tutti i campi leader, quindi uno deve saper scegliere quali sono le tecnologie, quali sono le risorse, qual è il proprio comportamento del proprio governo e del proprio paese, e in base a questo fare le scelte. Questo sicuramente ci ha permesso, chiaramente anche con un po' di fortuna, di crescere in alcuni campi, di mantenere le competenze anche in altri, e questo è molto importante perché spesso le tecnologie sono trasversali e quindi mantenere un largo spettro, anche essendo un follower, significa poter mettere a comune di altri business delle tecnologie che sono cresciute in un ambito ben preciso. Quindi questo è stato il primo aspetto, cioè avere una strategia e perseguirla. Chiaramente il secondo aspetto per qualsiasi società che vuole crescere è come uno si consolida e come gestisce la crescita, perché spesso, no, le crescite falliscono perché il consolidamento non viene fatto, non viene perseguito. Per noi è particolarmente importante perché le nostre acquisizioni si sono verificate al di fuori dell'Italia e quindi uno aveva presente culture diverse, la cultura italiana, la cultura britannica, la cultura in alcuni campi italiana, la cultura francese, e con l'apertura dei mercati americani possiamo anche dire la cultura italiana e la cultura statunitense. Quindi il dedicarsi al consolidamento è un aspetto che va considerato, che sicuramente è quello che può apportare degli enormi benefici, far sì che mercati che fino a poco tempo fa non erano considerati domestici possano essere considerati domestici, come nel nostro caso la Gran Bretagna ormai, per quanto riguarda non solo l'elicotteristica ma anche l'elettronica per la difesa, è sicuramente un mercato per noi domestico. E quindi questo fa sì che una società si prepara tramite il consolidamento e la crescita degli utili a investire maggiormente in tecnologia e quindi a fare ulteriori balzi, sia come crescita naturale interna sia come possibili acquisizioni mirate. Quindi questo è molto importante. A questo punto, come ho detto prima, per noi è importante come ci confrontiamo con il mondo, no? Perché i nostri mercati di riferimento ormai non sono né la Gran Bretagna né l'Italia, che sono sicuramente i principali,
ma sono la Russia, l'India, il Giappone, la Malesia, gli Stati Uniti, come ho detto, quindi noi, la Turchia, la Grecia, cioè praticamente è il mondo. Allora, però uno non può affrontare tutte le nazioni nello stesso modo, deve anche in questo caso fare delle scelte, capire dove è la possibilità di crescita e dedicarsi a questi paesi. Quindi noi quando andiamo, ad esempio in Turchia, non solo speriamo di acquisire degli ordini, ma contemporaneamente pensiamo che là instaureremo delle attività produttive che da quel paese ci serviranno a affrontare altri paesi. Ma vale anche per paesi che sono più piccoli, per esempio in Abu Dhabi noi abbiamo una presenza, pensiamo di allargarla, perché pensiamo che l'Abu Dhabi è una nazione che ci può far maggiormente acquisire i mercati del Golfo. Così vale per la Russia, così vale per l'India. Quindi, come dicevo, la strategia è quella che sta alla base di tutto. Il consolidamento e la saper gestire è sicuramente quello che crea i ricavi e l'utile necessari agli investimenti, ma l'altro aspetto molto importante appunto è come affrontare il mercato. Quindi questo mercato, come ho detto, va affrontato sia dal punto di vista commerciale ma anche dal punto di vista tecnologico e produttivo, cioè vedere in questi paesi che stanno crescendo non una minaccia ma delle opportunità per creare in loco unità produttive che apporteranno tecnologie, innovazione e nuovi prodotti. Io credo che più o meno ho rappresentato come Finmeccanica possa crescere. Lei mi ha fatto una domanda che riguarda le piccole industrie. Io ho sempre pensato che il modo di confrontarsi con le piccole industrie dal punto di vista nostro, specialmente con quelle che possono dare un apporto di tecnologia e innovativo, è di farle partecipi dei nostri programmi, di spiegargli quali sono le nostre opportunità, però di chiedergli di rischiare insieme a noi, perché è chiaro che uno pensa di vendere una certa quantità di elicotteri, ma all'inizio è sicuramente sulla carta. Allora, per essere competitivi bisogna fare l'investimento prima, non dopo. Quindi la piccola industria che vuole partecipare e salire sull'elicottero deve in un certo senso valutare se i nostri piani di sviluppo e di approccio al mercato sono quelli giusti e poi investire insieme a noi. Quindi in un certo senso deve essere capace di pensare anche lei al mondo, perché per dare un giudizio se la Gusta sta presentando un piano o no deve conoscere il mercato di elicotteristica. Se fa questo, chiaramente noi siamo favorevoli a far sì che questi apportino quello che stanno a fare, lo migliorino e siano competitivi. Del resto noi abbiamo al nostro interno società che si comportano in questo modo, perché Alenia Aeronautica, quando partecipa al 787, è richiesta dalla Boeing di valutare qual è, se i programmi che ha fatto Boeing sono quelli giusti, ma poi è richiesta di investire in proprio. Infatti noi stiamo facendo uno stabilimento a Gruttaglie e ne stiamo facendo un altro a Charleston negli Stati Uniti, pensando che i piani che Boeing ci ha presentato siano sicuramente validi, e quindi noi stiamo investendo in tecnologie che Boeing non ha, e questo ci serve poi per affrontare i mercati anche al di fuori di Boeing, come possono essere Airbus o altri mercati ancora. Quindi il modo che uno chiede alle piccole industrie lo sta già sperimentando a casa propria, perché noi abbiamo i responsabili di piattaforme, ma abbiamo anche società che fanno pezzi d'aerei, fanno apparati che vanno su aerei o su navi o su elicotteri, e quindi sono società che non sono a diretto rapporto con il cliente, ma sono a diretto rapporto con il prime contratto. E quindi noi chiediamo alle nostre società di investire per essere competitive quando il prime contratto chiede un'offerta, oppure ci presentiamo dicendo che noi siamo disposti a fare risk sharing part, cioè a investire in proprio, se quello ci garantisce fin dall'inizio che noi saremo quelli prescelti.
Quindi la mia risposta alla sua domanda è: noi pensiamo che le piccole industrie possano comportarsi come già si comportano alcune delle nostre industrie, cioè chiedere al prime o alla società a cui loro fanno l'offerta di spiegargli quali sono i loro programmi, ma contemporaneamente investire in tecnologia e innovazione. Ringraziamo l'ingegner Guarguaglini e poi magari nel secondo giro, se ci sarà tempo, sarebbe interessante approfondire l'aspetto del coraggio, perché effettivamente quella è l'unica cosa che è difficile anche apprendere sui banchi di scuola, però in qualche modo mi sembra interessante anche legarlo al titolo del meeting, no? Perché forse il coraggio viene dall'uomo che in qualche modo è alla ricerca, ma anche poggia i piedi su una certezza. Poi magari questo argomento, con questa provocazione, faremo il dibattito. Comunque, per quanto riguarda il coraggio, abbiamo qui un imprenditore che un po' di coraggio glielo dobbiamo riconoscere, perché se non altro è abbastanza innovativo il fatto che dopo 30 anni di presenza e di vita negli Stati Uniti si decide, un po' controcorrente, di tornare a investire in Italia. Cioè, un conto venire a fare le vacanze, come ha sempre fatto comunque nei 30 anni, perché i suoi familiari sono rimasti in Italia, ma sicuramente l'idea di investire è abbastanza singolare. Allora adesso chiediamo all'ingegner Zappacosta di raccontarci un po' questa avventura, soprattutto dell'ultimo anno, e come mai e che cosa ha intravisto, quali opportunità ha intravisto, visto che ha iniziato a far crescere appunto alcune piccole e medie imprese. Grazie di tutto di essere stato invitato qui. In effetti non sono un grande pensatore, neanche piccolo, e quindi dover parlare in astratto dei problemi delle aziende che crescono mi sembrava un'impresa disperata. Allora ho deciso di fare una presentazione un pochino più familiare tra di noi, e essenzialmente ho deciso di raccontarvi l'esperienza di quest'anno passato. In pratica è un anno che faccio l'investitore in Italia, e raccontarvi un pochino le storie, le persone che ci sono dietro a questa decisione. Devo anche dire che tutte le volte che parlo con le persone dell'America, spesso mi capita di trovare delle persone che hanno delle fortissime opinioni sull'America, ma non conoscono l'America. Devo dire che è una delle cose più irritanti per me, dovermi confrontare con persone che hanno queste idee così forti, però in realtà non sanno di cosa stanno parlando. Allora vorrei evitare lo stesso problema, siccome è soltanto un anno che sto qui, so che magari sbaglio nel dire certe cose, però qualche opinione la offrirò, e se è sbagliata scusatemi, magari venitemi a parlare dopo e chiarirmi perché è sbagliata, così mi aiutate a crescere. Comunque per capire un pochino questa storia bisogna andare indietro all'anno 2000, quando ho ricevuto in America una lettera scritta a mano, 5 pagine scritte con una penna stilografica, di questo signore qui a sinistra, Pino Farchione, che è un commercialista di Pescara, che mi parlava di un suo sogno di mettere su una ditta di private equity in Abruzzo. Devo dire che la mia reazione alla sua lettera era stata un po', diciamo, questa idea è veramente peregrina, devo essere sincero, però questo stile d'altri tempi di scrivere a penna, con la penna a mano, meritava perlomeno un incontro. E così nel 2000 ci siamo incontrati a Pescara. Dovrei dire che Galeotto fu il libro e chi lo scrisse, se non fosse che in realtà non era un libro, ma erano solo 5 pagine scritte a mano, e anche poi
quello che successe fra me e Pino non ha niente a che fare con quello che successe tra, fra Francesca e Paolo. Però nonostante ciò nacque un bellissimo rapporto professionale. In realtà devo a Pino se ho potuto cominciare una nuova carriera come investitore finanziario qui in Abruzzo. Tra l'altro con Pino ho trovato tre cose importanti. Ho trovato un partner, credo è difficile fare business senza un partner. Ho trovato una persona che conosce molto bene il territorio abruzzese. Io sono abruzzese ma manco da 30 anni, quindi insomma ovviamente non so bene come stanno le cose. E poi ho trovato un grosso esperto finanziario. La finanza in Italia sembra essere una sorta di animale di seconda categoria. Avevo preparato tutta una presentazione sulle basi cattoliche di questo problema, no? Perché tutto è dovuto al prestito con interesse che era vietato fino alla Rerum Novarum, c'era ancora il divieto contro prestiti di questo tipo. Quindi è chiaro che probabilmente la finanza in Italia in particolare risente di questo problema culturale. Invece la finanza è una cosa molto importante, come ci spiegherà l'ingegner Capuano più tardi. Comunque con Pino ho trovato un partner esperto di finanza e benché ero venuto in Italia con l'idea di fare investimenti tecnologici, perché quelli sono gli unici investimenti che conosco e che capisco, ben presto nella vita di Faro, la ditta che ho creato per questi investimenti, è arrivato un investimento abbastanza insolito e piuttosto complesso finanziariamente per l'acquisto di Del Verde, un pastificio che era in bancarotta. E così vorrei parlarvi un pochino del giorno in cui abbiamo chiuso l'acquisto di Del Verde. Però prima vorrei spendere due parole per parlare di questo signore qui sulla sinistra. Si chiama Leonardo Valenti ed è il manager abruzzese che ha avuto l'idea di acquisire Del Verde e che ha messo insieme il piano industriale. Faro ed io non abbiamo investito in Del Verde, abbiamo investito in Leonardo e nella sua visione, nel suo piano industriale e abbiamo scommesso nella sua abilità realizzativa. Leonardo è un manager che ha esperienza in gran numero di settori, ha anche insegnato all'università, più basso, più vicino no, perché non mi va a finire in bocca, però adesso però non riesco a leggere perché ovviamente l'età ha i suoi problemi. Ha fatto anche il professore all'università, infatti quando uno ci parla, proprio parla da professore, no? Parla cinque lingue, ha visitato tutto il mondo, non per vacanza, ma per lavoro. Ed è stata veramente una grossa sorpresa per me scoprire quanto Leonardo ama l'innovazione tecnologica, anche se ha sempre operato in settori non tecnologici. Devo dire che non avrei mai pensato di trovare tanta competenza e tanta sofisticazione manageriale in Abruzzo fino a quando ho incontrato lui. E tra l'altro mi ha fatto riflettere, perché in una situazione italiana in cui tanta industria è in mani familiari, ovviamente ci saranno tanti manager familiari, diciamo padri padroni di abilità incredibili, si legge tanto di queste persone, però diciamo quelli non hanno bisogno del management professionale. Le ditte invece che avrebbero bisogno di management professionale, ovviamente una persona brava che entra dall'esterno può diventare un po' un imbarazzante confronto, no? Nel incontrarsi quotidianamente con il manager familiare che però in ogni caso non perderà il lavoro. Quindi questo è uno dei problemi in Italia di dare più spazio ai manager professionisti. Comunque voglio raccontarvi cosa è successo il 6 ottobre del 2005, quando è stata scattata questa foto con Leonardo e tre avvocati. Ovviamente situazioni del genere le ho vissute un pochino anche in America e ci sono cose uguali dappertutto, per esempio queste riunioni che vanno avanti fino a notte con avvocati e banchieri.
Però in Italia c'erano delle cose diverse. Prima di tutto i panini erano buoni, che non capita mai in America, e il caffè che arrivava continuamente dal bar, eccellente, non c'è che dire. Lì eravamo al top del mondo. Ovviamente la stanza era piccola e non c'era l'internet, che era una cosa un pochino sorprendente, perché ovviamente gli avvocati che dovevano rivedere documenti in cui avevano cambiato tre parole dicevano: ah, ma che cosa abbiamo cambiato? Non si sa, e rileggiamocelo da capo. Quindi una pena pazzesca, di queste si rileggevano 18 pagine di contratto uno vicino all'altro tenendosi per mano. Poi, non c'era questione di Paolo e Francesca, era questione che devono stare vicini per essere sicuri che stavano sullo stesso rigo, non avevano saltato nessuna riga, eccetera. Poi l'altra cosa assurda, allucinante, ma qualcuno mi deve spiegare questa cosa qui, ma non c'è il concetto di escrow. Il concetto di escrow è una cosa bellissima, perché ovviamente tante cose, tante transazioni avvengono con io che do quattro mucche e il signore che mi dà i soldi, però in qualche maniera vuole essere sicuro che le mucche sono state vaccinate o che ne so. Allora, in qualche maniera le mucche e i soldi arrivano a un terzo, a una persona terza che si cura di verificare che tutto sta a posto e poi passa le mucche al dovuto recipiente, come si dice, no? Ricevente, i soldi all'altro. Invece in Italia a quanto pare questo concetto non esiste, oppure per questa transazione non l'hanno usato, non lo so. Non c'era l'escrow, ma c'era il notaio, che era lì che doveva verificare tutto quello che succedeva, e che se non c'era il notaio non valeva niente. Un'altra cosa che forse Bersani dovrebbe guardare pure ai notai, perché questa cosa assurda dei notai, devo dire. Io ho tanti amici che sono notai, e la signora notaia in questo caso qui era simpaticissima, parlavamo tanto di Pollini, siamo tutti e due appassionati di musica, e lei, beata lei, è andata a sentire Pollini in concerto, invece io e mia moglie non ci siamo ancora riusciti. Insomma, brava persona, tutto quello, ma che ci stava a fare lì non l'ho capito. Ora però questa era la farsa, invece poi è arrivato il dramma. Il dramma è che in realtà la transazione era un pochino complicata, nel senso che c'era metà dei soldi arrivavano come capitale di rischio, diciamo, quindi era da parte mia, da parte di Interbanca. L'altra metà giustamente era finanziata da banche usando l'ipoteca sugli immobili del Verde. Ora chiaramente si capisce come funziona questo, no? Compriamo la del Verde, gli immobili diventano i proprietà dei nuovi padroni, diciamo, della nuova proprietà. Possiamo usare quei immobili per emettere ipoteca. Contro l'ipoteca le banche ci danno i soldi. Ah, ma questi soldi ci servono per pagare all'inizio. Quindi da qualche parte si deve cominciare, no? Se non c'è l'escrow in cui tutto ciò avviene separatamente, perché la banca non dà i soldi a me, ma li dà a un terzo che si garantisce che tutto avviene prima di distribuire le parti alla fine, la banca deve fare un atto di fede, e infatti questi poveri cristi hanno fatto l'atto di fede all'inizio di dare i soldi agli acquirenti, e noi abbiamo passato i soldi al tribunale. Era un fallimento, era in amministrazione controllata la del Verde, quindi abbiamo passato i soldi al tribunale. A quel punto, semplice, il tribunale doveva dare una dichiarazione che la del Verde era nostra, che noi avevamo pagato i soldi, con quello potevamo emettere l'ipoteca e le banche stavano a posto perché i loro soldi erano coperti dall'ipoteca. A un certo punto arriva la notizia che il giudice se n'è andato a casa. Aveva staccato alle 2 e non aveva nessuna intenzione di tornare il pomeriggio. A me, onestamente, da americano mi è sembrata una cosa di poco conto. Ho detto: beh, andiamo a casa sua, no? Qual è il problema? Abita qua vicino. Sapevano dove abitava ed era a quattro passi da dove eravamo noi, quindi mi sembrava proprio non un problema. Invece no, per l'amore di Dio, non si può, chissà, magari si offende, se la prende a male. Cioè, come sarebbe a dire? Dobbiamo fare una transazione di 20 milioni di euro e lui va a casa alle 2 del pomeriggio. No, voi dovete capire, a Chieti, al tribunale di Chieti, non è che fanno transazioni da 20 milioni di euro un giorno sì e l'altro pure, no? Questo non l'ha visto per
per 3 anni non ha visto una transazione del genere, probabilmente non li vedrà per i prossimi 5 o 10. E proprio quel giorno va a casa alle 2, magari ci andava tutti i giorni, però per un giorno poteva anche stare ad aspettare. No, adesso ovviamente alla fine, siccome le cose in Italia poi si trova sempre il modo di farle succedere, qualcuno ha chiuso un occhio, due occhi, insomma, i documenti sono stati firmati il giorno dopo. Ma lasciamo perdere, perché magari qualche cosa di illegale è stato fatto, perché è per colpa del giudice, no? Non è per colpa di altri, per colpa del giudice qualcosa di illegale è stato fatto. Ma voi magari da italiani dice, beh, che vuoi fare, questa è la vita, si è così. Ma io sono 30 anni che vivo in America, una cosa del genere mi ha fatto andare in bestia, e dire che mi ha fatto andare in bestia è poco. Continuavo ad andare in giro per chiedere e dire che se incontravo il giudice gli menavo, cioè, credo non fosse una cosa proprio edificante per una persona seria come me, ma ero proprio fuori di me. Dopo sono passato dalla violenza fisica un po' alla curiosità o più che curiosità intellettuale, e mi sono chiesto, ma essenzialmente, ma che razza di paese è mai questo in cui un giudice per un investimento di 20 milioni non può dedicare il pomeriggio? Cioè, questo dimostra veramente che il potere costituito non ha nessun rispetto per la società civile che siamo noi. Vedo che non avete bisogno di essere convertiti, ma qui i miscredenti chi sono? Perché questo è il problema, no? Quali sono le basi, proprio le vere profonde basi della società italiana? Quindi qual è il rapporto tra la società civile e il potere statale? Quanto è protetta, per esempio, la proprietà privata? Insomma, io ci ho messo dei soldi qui in Italia, vorrei ritrovarmeli alla fine di questa storia, no? Così sono andato indietro con l'aiuto di persone che ci capiscono meno più di me, chiaramente ho cercato di guardare alla Costituzione italiana, nella quale c'è questa bellissima affermazione che la proprietà è pubblica e privata, che praticamente vuol dire credo in Dio e Mammone, oppure la nostra società è comunista e capitalista, che probabilmente era proprio vero nel 1946. Quando è stata scritta la Costituzione italiana. Quindi magari a ripensare a quegli anni uno può anche dire forse ci è andata anche bene, potevamo capitarci una Costituzione molto peggiore. Sì, però adesso dopo 50 anni sarebbe il caso di mettere la Costituzione su base non ambigue, no? Non direste voi. Poi cos'è questa nozione della sovranità che mi si dice risale a Rousseau? Io odio Rousseau, tutte le cose peggiori sono successe a causa di Rousseau, tutte le operazioni di ingegneria sociale, no? Pol Pot, Stalin, no? Sono basate all'inizio sulla visione di Rousseau. I filosofi francesi non valgono niente, con poche eccezioni. Siccome non sono un esperto, non sono un filosofo, mi posso permettere di fare queste affermazioni forti, perché non devo spiegare niente, sono ignorante, volete. Ma quindi questo concetto della sovranità in cui il potere statale può sovrastare me, ma come sarebbe a dire? No, non è giusto. Ah no, i diritti che ho sono solo quelli che lo Stato mi concede, ma siamo matti, no? Io vivo da 30 anni in un posto che è basato sulla dichiarazione di indipendenza, dove le cose sono chiare anche a un incompetente come me. Qui si vede che i miei diritti vengono da Dio e che nessuno me li può toccare, che proprio per secure this right, per garantire questi diritti, sono stati creati i governi, i quali derivano il loro potere dal consenso dei governati, quindi dal mio consenso. Quindi il flusso dei diritti è chiarissimo: Dio, io, governo, cioè, o meglio, per rimetterla più in termini personali, Dio, io e il giudice, ok? Io vengo prima del giudice, i diritti del giudice sono quelli che io come individuo ho assegnato a lui. Quando invece si opera in una situazione come questa italiana, in cui c'è incertezza del diritto,
che poi recentemente, non so, questa la retroattività IVA per immobili nel decreto Visco mi sembra magari non è stata la cosa più grave, però certamente è un esempio dell'incertezza del diritto. Una ditta con cui avevo a che fare ha dovuto cambiare i piani, ritardare cose di 6 mesi a causa di questo decreto, che non si sapeva da che parte andare. Ma è chiaro che quando c'è un quando il diritto non è basato su solidi principi generali, resta alla mercé di una maggioranza o parlamentare o regionale o provinciale o comunale o anche di quartiere, oltre che del diritto di veto di numerosi enti e autorità. Anche le troppe leggi generano incertezza, come pure la pluralità dei soggetti col compito di rilasciare, negare o ritirare le autorizzazioni. E tutto questo ovviamente aumenta i costi, i tempi degli investimenti e genera opportunità anche per corruzione. Insomma, fare il business in questa maniera è come giocare al calcio con la porta del gol su ruote e guardialinee che la spostano a destra e a sinistra, no? E poi dice, guarda, quello ci sta antipatico, sposta la porta così non gli facciamo fare gol. Ma non è possibile fare gli imprenditori in un ambiente del genere. Capisco perché gli imprenditori italiani si fanno le fidanzate che sono top model. È così difficile avere successo in Italia che se lo meritano. In America è facile, noi non ce l'abbiamo le top model. Adesso parliamo di mia madre. Questa è una presentazione seria. Questa signora ovviamente è mia madre. È una cattolica seria che tutte le mattine alle 6:30 va a messa al monastero delle Clarisse e prega per tutti e dice sempre che prega per me particolarmente perché io sono un po' stortarello. È una donna molto energetica, con idee chiare e precise. Non siamo quasi mai d'accordo, però ogni volta che parlo con lei le discussioni sono illuminanti per me, capisco tante cose. Il problema è che però non riesco mai a farle cambiare idea. Quando ha saputo mia madre che avevo acquistato Del Verde e che l'avevo messa in mano a estranei, diciamo così, Leonardo Valenti e i suoi collaboratori, è stata presa da grandissima agitazione. Era preoccupatissima che il mio investimento andasse perso, o meglio, come lei dice, che i soldi dei miei figli verranno persi, perché i soldi non sono miei, ma sono dei miei figli. Per capire, però appunto parlando con lei mi ha chiarito molte cose e così piano piano mi sono fatto un'idea della... Cioè, lei non è un altro Peter Drucker e non scriverà libri sulla teoria dell'azienda, però credo che quello che lei mi ha spiegato è abbastanza rappresentativo di come si pensa in Italia sull'azienda. Essenzialmente i concetti base di mia madre sono che l'onestà è più importante della competenza e quanto più prossimo è un parente tanto più si può contare sulla sua onestà. I fallimenti commerciali sono dovuti molto di più a disonestà che a incompetenza. Ora, anche se ho deciso di non usare questi principi di mia madre nella gestione dei miei investimenti, e quindi la Del Verde in mano a professionisti, eccetera, eccetera, però devo dire che ha senso quello che dice mia madre. Tra l'altro mi spiega perché l'Italia ha un certo tipo di aziende, no? Adesso ovviamente questa è una delle generalizzazioni che faccio e qualcuno mi verrà a dire che non è vero, ma mi sembra che la tipica azienda italiana è quella di piccola dimensione che opera in settori tradizionali a scarso contenuto tecnologico e con poca innovazione e anche con modesta capitalizzazione. Ma per questo tipo di azienda tutto, dalle leggi che regolano l'attività delle aziende allo stile manageriale, ai settori in cui operano, tutto è consistente. Per esempio, le leggi che impediscono la crescita e che impediscono anche la rapida evoluzione, tipo l'articolo 18, sono consistenti con questo tipo di piccola ditta che non vuole vedere tanti cambiamenti, eccetera, eccetera. La conduzione familiare è molto più interessata alla conservazione del capitale che alla creazione di nuova ricchezza. Preferisce una torta più piccola che sia tutta sua a una torta più grande da condividere. C'è questa, diciamoci la verità, c'è l'ossessione del controllo. Se arriva qualcun altro che non è della famiglia, chissà che succede. Che nella piccola ditta ovviamente vuol dire non facciamo entrare nessuno, nella grande ditta vuol dire che quando si va in borsa si fa il float piccolino, perché così nessuno può fare il takeover. E che razza di float di IPO è quello? Cioè questo non vuol,
vuol dire essenzialmente capitalizzare i plus valori, no? non prendere soldi per crescere. Purtroppo anche il risultato di tutta questa situazione, questo perfetto bilanciamento tra la teoria dell'azienda di mia madre e poi il tipo di aziende che si trovano in Italia, vuol dire che c'è un equilibrio di stati che non riesce a creare ricchezza. D'altro canto l'Italia non è sigillata contro le influenze esterne come se fosse la Corea del Nord o Cuba, è aperta ad un mondo che è in continua evoluzione, quindi le nostre aziende dovranno competere con aziende straniere più dinamiche, più pronte a rompere con il passato per creare successo e ricchezza. Quindi perciò dico che l'Italia ha bisogno delle preghiere di mia madre, perché andiamo incontro a grossi cambiamenti e dovrà accettare più competizione, più instabilità, più cambiamenti per avere più crescita. E qualcuno mi può incastrare subito e dire: più crescita? E perché più crescita? In effetti mio fratello mi ha fatto incontrare con un esponente di Rifondazione Comunista in Abruzzo e all'inizio ero un po' esitante, perché come avete capito filosoficamente non è che proprio vedo eye to eye, come si dice, no? Con Rifondazione Comunista, però poi l'ho incontrato ed era una persona veramente simpatica, un grande conoscitore, ammiratore della cultura popolare americana, conosceva addirittura le parole delle vecchie canzoni americane che io non conosco, no? Quindi veramente wow, Ferdi, ma tu conosci così bene l'America, sì. Però ha dimostrato di essere molto intelligente, perché alla fine del nostro incontro mi ha detto candidamente che l'Italia dovrà accettare di crescere di meno. E devo dire che raramente mi capita di non avere parole, di rimanere, come dire, di stucco, ma in quel caso sono rimasto a bocca aperta e ho detto cioè nel senso che non, cioè, è una mentalità prima di tutto così aliena da un americano, no? E poi cercavo una base filosofica per rispondergli, perché non è che gli posso dire ma in America è così, perché quel tanto che vuol dire, noi siamo europei sofisticati, abbiamo un'altra tradizione, quindi lasciamo perdere America. Ma di fatto mi sono chiesto, ma qual è la base filosofica perché uno debba crescere? Perché va male? Perché è male che magari se l'Italia non cresce? E per fortuna ho trovato questo libro, The Moral Consequences of Economic Growth. Lo scrittore è il dean del Dipartimento di Economia di Harvard, dove di sicuro, non so se avete sentito la barzelletta, la battuta, più che barzelletta, che ci sono più marxisti ad Harvard che nell'est europeo ormai, no? Quindi di sicuro questo non è un conservatore, però dà le basi morali, spiega perché la crescita economica è moralmente giusta, è la scelta morale giusta. La risposta in poche parole, vi incoraggio a trovare il libro e leggerlo, ma in poche parole è questo: tutto il progresso umano, politico, morale, intellettuale è inseparabile dal progresso materiale. Senza il progresso materiale tutto il resto non c'è, non avviene. Semplicemente perché poi una società è ricca e sofisticata, metti l'Italia dei nostri tempi, non vuol dire che non possa diventare rapidamente rigida e intollerante una volta che un numero sufficiente dei suoi cittadini si siano resi conti che non stanno più andando avanti. La crescita economica è dunque la scelta morale, e quindi il capitalismo ha una dimensione morale, che è una cosa che dico con grande piacere ma non sento mai dire da nessun altro. E adesso apriamo un altro capitolo. How do you say productivity in Italian? Questa bella ragazza si chiama Emily ed è americana puro sangue, ma ha passato 7 mesi in Italia. Credo ci sia del tenero fra lei e mio figlio. Una che è stata in America per 20 anni e poi passa 7 mesi in Italia, vi potete immaginare quante cose strane trova. Infatti ve ne avrei voluto parlare, però magari per andare velocemente vi do solo l'highlight. Nel caso di Emily, semplicemente lei aveva fatto il biglietto con l'Alitalia in America e poi stava ovviamente a Bologna e voleva cambiarlo. Beh, l'Alitalia alla fine ha mandato lo sticker da attaccare al biglietto in America, i genitori gliel'hanno dovuto rispedire in Italia,
lei è dovuta poi andare alla... Ma insomma, una cosa allucinante. Poi dice l'Italia sopravviverà. No, l'Italia non sopravviverà. Appena il governo non la supporta più, non sopravviverà, non ha le capacità per sopravvivere. Oppure, se vogliamo parlare di un'altra grande ditta, TIM. Io ho il telefonino TIM. Quando mi scade la carta di credito, devo dare la nuova data di scadenza. In genere, stesso numero, la data di scadenza 2 anni dopo, no? Beh, invece io, siccome vengo qui in Italia ogni 3 mesi, arrivo, il telefonino non funziona. Ah, telefono, dice, ah, la sua carta è scaduta. Bene, vedo subito la nuova data di scadenza. Dice, ah, no. Deve andare alla posta, pagare quello che deve alla TIM. Puoi fare un fax a TIM, che così poi fra 2 giorni le riattiviamo il telefono. Ma io parto domani, mi torno in America domani, la deve fare adesso. Ah, no. Non solo, ma poi deve andare a un negozio TIM per dirgli della data nuova della carta di credito. Ma gliel'ho appena detto. Ah no, io non posso fare niente. Insomma, TIM, un'altra ditta che non va da nessuna altra parte. E poi, il primo board di Del Verde. Io ero tutto eccitato che non ero mai stato a un board meeting in Italia. E che succede nel primo board meeting di Del Verde? 2 ore a leggere la lista di tutte le deleghe all'amministratore delegato. Ma come sarebbe a dire? Cioè, quindi in Italia solo ciò che ha autorizzato è legale. Cioè, in America quello che è vietato non si può fare, ma tutto il resto va bene. Non ho mai visto in America che uno lista può aprire il conto, lo può chiudere. Ma questo ovviamente ha un enorme impatto sulla produttività delle aziende e sulla rottura di scatole delle persone che sono dall'altra parte del tavolo. Capisco che sono di tipo diverso, nel senso che l'Italia e TIM sono sicuro potrebbero essere molto più ragionevoli se fossero interessati a crescere la loro produttività. Nel caso del board meeting di Del Verde temo che finché non cambiamo le leggi di Giustiniano, siamo, come dire, dovremmo continuare a fare così, ma dico Giustiniano, ma forse sarebbe il caso di essere un pochino più alla moda, no? La produttività è stata considerata importante negli Stati Uniti. Gente di sinistra come Paul Krugman e di destra, o se così si vuol dire, come Greenspan, hanno enfatizzato l'importanza della produttività. E come risultato di questa enfasi che c'è stata, la crescita in America è stata eccezionale. C'è stata più competizione che ha fatto crescere la produttività e il risultato è stata una continua crescita economica con bassa inflazione e bassa disoccupazione, tutte cose che si consideravano non possibili e che invece, siccome abbiamo questa elevata produttività in America, sono state possibili. Invece, quando parlo in Italia di produttività, c'è questa sequenza di idee. Sì, è vero che la competizione porta alla crescita produttiva attraverso una maggiore produttività, ma non è una cosa buona, perché meno lavoratori sono quindi necessari. La maggiore produttività vuol dire che ci sono meno lavoratori, quindi lì per quei lavoratori che sono toccati in quella transazione specifica è male. Siccome quindi le aziende si avvantaggiano della maggiore produttività a danno dei lavoratori, bisogna resistere a qualsiasi manovra che cambi le regole, che possono quindi avere un effetto di aumentare la competizione. Il risultato di tutte queste idee è che in Italia c'è troppa poca competizione tra aziende e di conseguenza c'è poca innovazione e scarso miglioramento produttivo. Poi diciamo un attimo di... questo è un corollario... Perché la gente poi pensa che i posti di lavoro più stabili sono i migliori? Perché appunto il posto di lavoro è per sempre, quindi il lavoro statale è il migliore. 3/4 dei giovani francesi sognano un posto statale. Non ho visto una statistica del genere per gli italiani, temo che sia elevato, anche se spero tanto non sia i 3/4 dei giovani che sognano un posto statale. La Francia certamente non è molto migliore dell'Italia. Ma dov'è che sbagliano gli italiani che pensano così? Troppi assumono che Stasi e Zero Sum
assumono che c'è stasia, che quindi c'è zero same, quindi che la torta è di dimensioni fisse, perché, come direbbe Bastiat, non vedono oltre, cioè vedono il problema che si crea per i lavoratori che perdono il lavoro in una ristrutturazione, ma non vedono che la maggiore produttività di questa azienda porta a prezzi più bassi e quindi a un beneficio per tutti gli altri. Quindi la torta è di dimensioni fisse, non c'è nulla che possiamo fare per renderla più grande, i soldi che non faccio io, che faccio io non li fai tu, e quindi da qui deriva una enfasi sulla ridistribuzione invece che sulla creazione della ricchezza. Questa è una, purtroppo, è un'ideologia dominante in gran parte dell'Italia e dell'Europa, mentre è una ideologia marginale negli Stati Uniti, e questo spiega perché l'America corre e l'Europa zoppica. E il mio invito è di leggere Bastiat, che ha delle buone risposte a tutti questi problemi. E adesso rapidamente all'ultimo capitolo, credo che sono andato oltre misura qui, ma non potevo mica tagliare mia madre, no? Dunque, Faro è nata per investire in ditte come Tecnomatica e Innova, che sono proprio le ditte che speravo di trovare in Abruzzo quando ho cominciato. Sono piccole, con buona tecnologia e buoni prodotti, che operano in mercati grandi o in crescita, magari con problemi di capitale, perché sennò come si fa a giustificare l'ingresso di Faro, no? Ma soprattutto con persone che hanno, diciamo, un quid all'americano. Le persone sono sempre l'asset più importante in qualsiasi ditta, ma nelle ditte di tecnologia in modo particolare. C'è un detto di tutti i venture capitalist americani che nelle ditte di tecnologia gli assets vanno a casa la sera. Essenzialmente, a parte le persone non c'è niente, c'è tutta l'enfasi sui brevetti, è abbastanza inutile, il valore è nelle persone. Quindi è chiaro che ho dovuto guardare bene alle persone in cui ho investito. Qui mi sento come la madre dei Gracchi, ecco i miei gioielli, no? Prima ho parlato di Pino Falchione e Leonardo Valenti, adesso abbiamo l'ingegnere Paolo Uccello e il dottor Antonio Sutti di Innova, e purtroppo era inevitabile, abbiamo anche questo signore qui, Pepe Ranalli di Tecnomatic. Nel caso di Paolo Uccello, rara avis è appropriato, visto che si chiama Uccello, no? È veramente un leader tecnico raro che sa inventare prodotti usando tecnologie già assestate, a volte anche piuttosto antiche. Io lo chiamo Archimede da Siracusa, non solo perché è nato a Siracusa, ma anche perché è la persona che riesce a trovare nuove applicazioni per le scoperte di Archimede. Paolo sarebbe il sogno di un VC americano, perché ha visione di prodotto e non solo di tecnologia, e sa minimizzare i rischi tecnologici in una ditta tecnologica. Invece Antonio Sutti, che è al lato più business dell'Innova, ha avuto la buona sorte di formarsi professionalmente in un rarissimo startup abruzzese che è dinamico e di grande successo, che adesso è diventato Air One. Ma invece di starsene comodo nella poltrona che gli veniva offerta sempre più grande lì, ha deciso di voler provare a se stesso, e forse a qualcun altro, di essere capace a fare l'imprenditore. E così ha fatto partire due o tre ditte, con tutte ha avuto un certo successo, piano piano ha accumulato i capitali per far partire la ditta giusta, Innova, quindi. A proposito, sia Paolo che Antonio hanno usato le mogli come angel investor, hanno usato i soldi delle mogli per finanziare la ditta, che questo vi dà l'idea, uno, della potenza di persuasione che devono avere per aver convinto le mogli, no? E numero due, e sono sicuri di spuntarla, perché non so, immaginate se non vanno bene con Innova, non vi lascio pensare cosa succede. Quindi due persone notevoli che hanno fatto partire Innova, una ditta che merita, è molto piccola ma merita di essere conosciuta. Quando ho incontrato invece Peppe Ranalli qui presente, vuoi uscire per non imbarazzarti? No? Devo dire che la parola che mi è venuta a mente subito è stata carismatico, una persona con doni speciali. Poi, siccome sapevo carismatico che voleva dire, però mi è venuta la curiosità, visto la sua forte connotazione cattolica,
Allora mi sono andato a leggere un pochino che vuole dire veramente per gli studiosi cristiani carisma. Così ho trovato che c'era la lista pari 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 delle qualità di Peppe, no? Peppe ha la discrezione degli spiriti, che vuol dire che sa discernere i veri dai falsi profeti, che vuol dire, insomma, è un ottimo giudice di persone, detto terra terra. Ha il dono del governo, questo è facile, no? È un ottimo leader e manager. E poi, questo è molto importante, ha la fede dei miracoli, cioè ha fiducia assoluta che Dio opererà il miracolo. E mi ha raccontato di tanti casi in cui effettivamente ha messo le sorti della sua azienda in questa sua fede, una cosa incredibile. Peppe ha avuto la visione e la fortitudine di rilevare una serie di ditte in transizione senza avere capitali suoi personali, ma solo con un piano industriale e un'ambiziosa visione di prodotto, e ne ha fatto già una realtà di grande valore, ma una realtà di grandissimo potenziale. E qui arriviamo alla fine, ma quasi quasi alla fine, perché queste ditte hanno tutto praticamente per avere successo. Quello che gli manca è il capitale. E ovviamente Faro è intervenuta proprio per aiutare in questo settore del capitale, però appunto non è che può essere la soluzione definitiva. Allora abbiamo guardato anche altre soluzioni finanziarie e purtroppo non ci sono, perché altri investitori privati non ci sono, perché i ricchi abruzzesi investono nel mattone e francamente non è difficile dargli torto, non sono esperti del settore tecnologico. E poi in un investimento tecnologico è facile che il valore vada a zero, quindi uno deve investire in un settore tecnologico solo se è pronto a perdere tutto il suo investimento. In una casa, insomma, è diverso. Le banche dovrebbero avere un ruolo importante, e qui purtroppo mi sono ricordato di una cena che ho fatto a San Francisco. Durante l'estate gli italiani importanti se ne vanno in vacanza e alcuni vengono anche a San Francisco, e magari se hanno a che fare con il governo telefonano al console locale e gli chiedono di aiutarlo, e il console spesso li porta in giro e poi organizza una cena con gli italiani locali, la fauna locale. Così mi è capitato di fare una cena con una persona importante che rimarrà senza nome, che mi ha detto che secondo lui le banche erano uno dei più grossi problemi dell'Italia. Quando l'ho sentito, non essendo un esperto, non è che potessi avere un'opinione mia, ma comincio a credere che avesse proprio ragione questo signore. Cioè, è possibile che le banche italiane non facciano il finanziamento di ordini ricevuti da ditte italiane che lo ricevono dall'America? Insomma, la Ford fa un ordine, su quell'ordine le banche italiane non finanziano. Perché? Perché sono americani, perché la Ford... non lo so, ma dico, si parla sempre tanto del risparmio che gli italiani accumulano nelle banche, ma se le banche questo risparmio non lo usano per far crescere le aziende, ma che ci fanno? Che ci fanno? Comunque, chiaramente il problema serio per Innova e Tecnomatica è quella di andare in borsa con un modello di capitale anglosassone, quindi andare in borsa per tirar su capitali da investire nella crescita e anche attraverso acquisizioni, e quindi lasciando perdere tutte queste ossessioni per il controllo, mettendo sul mercato abbastanza capitale da veramente creare una ditta pubblica nel senso anglosassone del termine. Perché appunto il fine ultimo deve essere accrescere il valore della ditta e non mantenerne il controllo. Ora, questa essenzialmente è la fine della mia presentazione, però proprio mentre stavo chiudendo la mia presentazione mi è venuto da aggiungere un paio di cose, volevo dirvi un'altra cosa importante. Così mi sono chiesto, ma chi difende il capitalismo in Italia? A livello istituzionale è difficile dirlo, no? Perché con questo passato che abbiamo di comunisti, ex comunisti, socialisti, oppure Berlusconi, che credo sia, certamente parla molto bene, ma insomma non è che il suo capitalismo sia proprio anglosassone, no? Difficile trovare chi difende il capitalismo in Italia a livello istituzionale. E allora ho pensato che voi
voi nel senso di compagnia delle opere, siete dei buoni candidati. E volevo raccomandare a tutti la lettura di questo libro, The Victory of Reason di Rodney Stark, perché parla di come il capitalismo è nato nei grandi conventi italiani nel IX e X secolo e poi si è diffuso nelle città-stato dell'Italia del Nord, e da lì ha conquistato il mondo, eccetto alcune sacche di resistenza. La Francia è una, la Spagna è un'altra, no? Vorrei che, leggendo magari questo libro, voi vi organizziate per una difesa più aggressiva del capitalismo a livello culturale e sociale, perché chiaramente ce n'è bisogno. Oggi, se mi guardo in giro alla ricerca di una vigorosa difesa ideologica e pratica del capitalismo, non trovo molti esempi in Italia. Un piccolo esempio lo trovo, si chiama l'Istituto Bruno Leoni, di cui recentemente sono diventato un trustee, quindi questo è non paid announcement, però certamente fa parte più di pubblicità. Però vi pregherei di andare a brunoleoni.it e verificare che sono persone serie che aiutano a capire le problematiche dell'Italia. Spero quindi che ci saranno molte altre organizzazioni che lavoreranno con l'Istituto Bruno Leoni per favorire lo sviluppo di una vibrante cultura del libero mercato, perché l'Italia ne ha un disperato bisogno. Grazie mille. Credo che l'applauso sia la risposta all'intervento, quindi è stato perdonato per la durata dell'intervento immediatamente. Ringraziamo l'ingegner Zappacosta. E adesso vediamo un breve filmato preparato dal dottor Alberto Tacchella e poi continueremo con l'intervento del dottor Tacchella. Thank you.
Buongiorno, prima di affrontare l'argomento del convegno ho voluto proiettare il video per presentare un po' il settore della macchina utensile ai non addetti ai lavori, per cercare di far comprendere quanto sia importante per un paese industrializzato come il nostro. Infatti, come avete potuto vedere, non solo i classici prodotti come automobili, aerei, navi sono realizzati con l'impiego delle macchine utensili, ma un po' tutto quanto ci circonda ogni giorno coinvolge per la propria realizzazione le macchine utensili. La stessa sedia sulla quale siete seduti voi oggi coinvolge le macchine utensili per la loro realizzazione. E quindi è un settore fondamentale per il miglioramento della qualità della vita e per la crescita di un paese. Ma pochi sanno che l'Italia della macchina utensile occupa da anni i vertici a livello mondiale come esportazione e produzione. Questo lo dico con grande orgoglio, perché questo, collegandomi all'argomento di oggi, significa che dal dopoguerra a oggi le nostre aziende hanno saputo crescere e affermarsi sui mercati internazionali e conquistare la fiducia di clienti prestigiosi. Quindi è stata la crescita che ci ha permesso di occupare le graduatorie così importanti a livello mondiale. L'impresa che cresce quindi per me è un argomento forte, perché lo sento prima di tutto come imprenditore. Chi ha una propria attività lavora ogni giorno affinché questa attività possa crescere continuamente. Chi ha un'impresa dedica tutti i suoi sforzi, tutti i suoi pensieri, tutte le sue energie affinché ciò che egli ha creato, oppure come nel mio caso, perché io sono la terza generazione alla guida dell'azienda di famiglia, ciò che ha ricevuto da altri possa continuare a svilupparsi, possa continuare a crescere ed acquisire posizioni sempre più rilevanti sul mercato. Ma il mestiere dell'imprenditore è proprio quello di lavorare con costanza, di spostare continuamente il proprio traguardo e di riuscire a fare in modo che questi traguardi possano essere costantemente misurati col lavoro di tutti i giorni. Ma cosa significa veramente crescere un'impresa, far crescere un'impresa? Quali sono gli attori che sono coinvolti nella crescita dell'impresa? Beh, io credo veramente che per far crescere un'impresa bisogna, senza voler esagerare, considerare il proprio lavoro quasi come una missione. Infatti fare business significa creare benessere per se stessi e per la società. E con questo non intendo solo creare ricchezze, monetizzare gli utili, ma intendo aspetti più fondamentali, perché concorrono anche questi aspetti, che sono molto importanti, concorrono allo sviluppo, al circolo virtuoso e allo sviluppo continuo delle imprese.
Fare impresa significa offrire a tutti coloro che vi collaborano la possibilità di esprimere le proprie capacità all'interno della propria azienda, di sentirsi parte di un piano ampio di miglioramento continuo e condiviso, in cui ciascuno degli attori può dare il proprio contributo. Significa mettere poi semplicemente in pratica un concetto, cioè riuscire a fare il proprio lavoro nel migliore dei modi, qualsiasi esso sia. L'impresa che cresce è un'impresa che cresce sia all'interno sia all'esterno. All'esterno perché per crescere aggredisce nuovi mercati, cerca fusioni, alleanze, aggregazioni con altre imprese che hanno obiettivi di crescita uguali alla sua. All'interno significa che prima di tutto è capace a guardare a se stessa e quindi investire al proprio interno in prodotto, innovazione continua e quindi riuscire a crescere nella sua organizzazione, nella sua struttura. Ma l'aspetto fondamentale è che le imprese sono fatte di persone e sono le persone che ne determinano sia il successo che l'insuccesso e quindi soprattutto e prima di tutto è sulle persone che occorre investire per far sì che l'impresa possa crescere. Sulle risorse umane, e meglio, o sulle persone che bisogna puntare per far diventare grande un'azienda. E per grande io non intendo solo grande a livello di dimensioni, come numero di persone. Un'azienda è grande quando è protagonista con i propri prodotti, per esempio la crescita di altre imprese, che sono imprese collegate a sé, ad essa, che possono essere le imprese clienti, le imprese fornitori. Quindi un'impresa protagonista della crescita di altre imprese è un'impresa grande, grande per definizione. Lo dico sia da imprenditore, perché così mi comporto nella mia azienda, ma anche da rappresentante di un settore, quello della macchina utensili, un'associazione, quella dell'UCIMU, che dedica grandissima attenzione a far sì che il collegamento verso tutte le persone e in modo particolare verso i giovani sia costante e continuo, un collegamento verso un mondo, il nostro, un settore che appare di poca attrattività, è poco conosciuto. E quindi noi mettiamo in atto tante azioni per far sì che ci sia questo collegamento continuo. E mi riferisco, per esempio, all'iniziativa che chiamiamo Fabbrica Aperta. Cioè ogni anno le nostre fabbriche si aprono in un giorno qualsiasi lavorativo a tutte le scuole della loro zona, per permettere la visita degli studenti delle medie superiori e di altri istituti tecnici all'interno delle loro aziende, per vedere come si svolge il processo di produzione dei loro prodotti, per avere un contatto diretto con la realtà dell'azienda e soprattutto per dimostrare che sono aziende sicure, sono aziende pulite, sono dei veri e propri laboratori, per creare un collegamento forte, sono laboratori che offrono grandissime opportunità di carriera per gli studenti. Poi abbiamo il Pianeta Giovani. Il Pianeta Giovani è una specie di guida, anzi è una guida, durante la nostra manifestazione, la BIMU, che si tiene negli anni pari a Milano, quest'anno si svolge dal 5 al 10 ottobre a Milano, il nuovo quartiere fieristico. Ebbene, nell'ambito di una fiera così specializzata, noi abbiamo organizzato il Pianeta Giovani, accogliamo tutti gli studenti delle medie superiori dell'università e li guidiamo alla visita della fiera in modo diretto per fargli capire bene dove intervengono le macchine utensili. E poi Orienta Giovani, organizzato nell'ambito di Confindustria, una giornata di orientamento dei giovani, sempre delle medie superiori. Li incontriamo in associazione e cerchiamo di confrontarsi con loro, di spiegargli che cosa facciamo tutti i giorni. Ma questo non si tratta solo di porre attenzione per la crescita delle nostre imprese su quelle che saranno le persone che verranno a lavorare nelle nostre aziende, ma occorre soprattutto investire nelle persone che oggi lavorano nella nostra azienda e contare su di loro per la crescita dell'azienda. Infatti la loro crescita, il loro appagamento professionale, la loro realizzazione professionale è l'aspetto fondamentale su cui l'azienda e l'imprenditore si devono concentrare, proprio per spostare a una dimensione più alta quella che può essere, quella che si deve trasformare in un vero e proprio progetto di sviluppo molto ampio, che può dare soddisfazioni che sono senz'altro molto ma molto più grandi di quelle che sono le soddisfazioni del vivere quotidiano.
Questo per noi significa crescere le imprese e soprattutto c'è un concetto fondamentale che voglio trasmettere oggi, significa assicurare attraverso la crescita la perennità e l'esistenza delle nostre aziende. Io vi ringrazio per l'attenzione e ringrazio gli organizzatori per aver concesso a Lucimo anche quest'anno l'opportunità di intervenire a questi incontri che sono molto molto interessanti e ai quali partecipiamo sia come associazione, sia come imprenditore, sia come uomo con grande entusiasmo. Grazie a tutti. Ringraziamo il dottor Tacchella e adesso l'ultima provocazione al dottor Capuano, all'ingegner Capuano tra l'altro, perché questa è una cosa interessante che abbiamo grandi manager che oggi chiaramente affrontano soprattutto, passano molto del loro tempo nell'aspetto finanziario, ma in realtà abbiamo qui fondamentalmente tutti ingegneri, dal dottor Guarguaglini all'ingegner Capuano. E il suo background parte da McKinsey, quindi ha un background molto nutrito, e dal 98 è presidente e amministratore delegato di Borsa Italiana. Probabilmente quindi quando si è insediato ci saranno volute 4 ore per leggere i poteri all'ingegner Capuano, no? Riprendendo la battuta dell'ingegner Zappacosta. Ecco, anche tenendo presente le provocazioni fatte dall'ingegner Zappacosta, ma anche dall'ingegner Guarguaglini. L'ingegner Guarguaglini prima parlava di coraggio e, spiegando la strategia Finmeccanica, ha messo in risalto l'importanza nell'approcciare paesi e culture diverse di cercare un collegamento stabile, un legame stabile, quindi un radicamento sul territorio, quando ho parlato anche della strategia internazionale, perché il mercato è il mondo. Ecco, lei nella sua esperienza di presidente di Borsa Italiana, quindi di questa istituzione che ha lo scopo di diffondere la cultura e quindi invogliare anche le aziende nella quotazione, se ci può raccontandoci la sua esperienza e anche se ci può anche raccontare i nuovi strumenti, tipo tutto quello che lei sta facendo con Expand, insomma, proprio per facilitare il percorso alle piccole e medie imprese, e magari se alcune provocazioni che prima ha lanciato l'ingegner Zappacosta, come le vede lei dal suo punto di vista e come può veramente esplodere questo strumento che sicuramente crea delle condizioni per lo sviluppo delle piccole e medie imprese veramente notevoli. Grazie. Fatemi intanto dire che sono veramente molto contento di essere qui con voi oggi per parlare di un argomento che è la crescita delle piccole e medie imprese, una platea molto eterogenea, quindi non mi capita spesso, quindi sono decisamente molto interessato di poter cercare di parlare di un argomento che cercherò di non rendere né molto tecnico né assolutamente noioso, quindi spero di riuscirci, visto che non è mia abitudine parlare in generale presso platee che non siano di natura strettamente tecnica. Allora, intanto, parlando delle piccole e medie imprese, ovviamente le piccole e medie imprese che hanno la possibilità di poter accedere alla quotazione, quindi andare sul mercato, non sono tutte quelle che operano in Italia, i famosi 5 milioni di partite IVA, è un numero più ristretto proprio perché quotarsi vuol dire avere un certo tipo di caratteristiche. Le nostre analisi dicono che in Italia ci sono circa 2.000 piccole e medie imprese che potrebbero accedere alla quotazione. Ecco, ma la prima domanda da farsi è: ma perché è importante quotarsi? Perché è importante andare in borsa? Nelle presentazioni precedenti abbiamo visto che nella natura anglosassone dell'imprenditore, anche il più piccolo imprenditore, anche nei suoi passi iniziali, la quotazione in borsa è un strumento che fa parte della normale cultura dell'imprenditore che vuole fare crescere la propria impresa. Ed essenzialmente la quotazione in borsa aiuta l'impresa a crescere. Non è l'unico ingrediente che serve per ovviamente la crescita delle imprese, ve ne sono tanti altri, e ovviamente il primo ingrediente fondamentale è l'imprenditore stesso, un imprenditore che deve avere la voglia, l'interesse, il coraggio
per fare crescere la propria azienda e la propria impresa. Cosa fa allora la borsa? La borsa fornisce uno strumento importante per la crescita. Una azienda può crescere in tante maniere, l'ho detto prima, però ha bisogno sicuramente in alcune fasi della propria vita di qualcosa che è importantissimo, il capitale per crescere, i soldi, quindi ha bisogno, diciamo in una parola, della finanza. Io dico sempre che la borsa è importante nel nostro paese perché mette insieme, e anzi unisce, l'industria con la finanza, ma prima viene l'industria e poi la finanza. Quindi se c'è un imprenditore con delle idee chiare su come vuol fare crescere la propria impresa, su come vuole innovare, su dove vuole investire, in quali paesi vuole andare per poter crescere, ecco che allora la finanza lo può aiutare. E come la finanza può aiutare e perché è più importante nel nostro paese la borsa che in altri paesi? Per due motivi. Il primo motivo è che per crescere non si può utilizzare solo e soltanto il debito, quindi crescere a debito. E questo è quello che invece in Italia è successo per tantissimi anni, quindi per crescere l'impresa si andava indebitando. E quindi l'esperienza è che molte volte siano state le banche a finanziare questa impresa, cosa che è giusto, è normale che sia così, però non può un'impresa crescere soltanto facendo affidamento sul debito. A un certo punto occorre anche del capitale, occorre quello che viene chiamato il capitale di rischio di un'impresa. Come è cresciuta la piccola e media impresa italiana? Appunto attingendo molto al finanziamento, quindi al debito, indebitandosi tanto, con poco patrimonio, e quando serviva del patrimonio era l'imprenditore che faceva riferimento alle proprie risorse finanziarie, quindi praticamente all'autofinanziamento o con aumenti di capitale che era l'imprenditore stesso che inseriva in azienda. Ecco, tutto questo, se vedete, a un certo punto provoca un limite alla crescita, perché io posso sicuramente crescere indebitandomi, però a un certo livello, un po' come in una famiglia normale, non si può comprare case, comprare la macchina, l'università per i figli, indebitandosi sempre. Occorre anche a un certo punto che ci siano delle altre entrate che possano sostenere questa crescita o questi investimenti che ognuno di noi può fare. Ecco, questo è un limite che la piccola e media impresa italiana o l'impresa italiana ha sempre avuto, quella di avere una capitalizzazione inferiore rispetto a quella che invece sarebbe stata necessaria per poter crescere. Facciamo un esempio molto pratico. Se c'è una azienda che vuole crescere facendo un'acquisizione, cioè comprandone un'altra, ecco, questo è un classico investimento che potrebbe essere finanziato con un indebitamento con le banche piuttosto che con un aumento di capitale, quindi con dei soldi freschi che vengono messi in azienda. Nel caso in cui io mi debba indebitare, è ovvio che poi questo debito lo devo andare a ripagare, quindi sottraggo risorse all'azienda che devono invece essere destinate a pagare gli interessi alle banche. Se potessi invece accedere a del capitale di rischio, avrei la possibilità di investire ancora una volta in un'industria che cresce, risparmiando sulla parte degli interessi. Quindi è importante che la piccola e media impresa per crescere ha bisogno della finanza. Cosa fa la borsa? La borsa dà la possibilità all'impresa che vuole crescere di andare sul mercato chiedendo capitali, avendo chiaro qual è il suo piano di impresa, il suo piano industriale, cosa vuole fare per crescere. E questo è un patto che l'imprenditore fa con gli investitori, con i risparmiatori. Questo è il mio piano, questi sono i miei obiettivi per la crescita, con il capitale che raccolgo sul mercato raggiungerò questi obiettivi. Quindi, se vedete, è la maniera più sana, più normale per un'impresa per crescere. Per farlo occorre coraggio, perché bisogna aprire la propria impresa al mercato, quindi agli investitori che vogliono mettere i soldi nell'impresa, e anche accettare, come si diceva prima, quel controllo che il mercato fa, ma direi quasi normalmente, lecitamente, visto che sono stati dati dei soldi all'imprenditore per crescere, e anche in una certa misura quella minore controllo totalitario che l'imprenditore ha normalmente sulla propria impresa. Ecco,
tutto questo ovviamente trova sull'altro lato della bilancia, come dicevo prima, le risorse per crescere, quindi i finanziamenti, la possibilità di crescere investendo, perché una serie di investimenti e soprattutto gli investimenti in innovazione e in tecnologia, che sono i più rischiosi, quindi c'è anche la possibilità che sulla parte di ricerca e sviluppo e di innovazione non ci siano tutti quei ritorni che poi dovrebbero fornire nuove risorse finanziarie. Ecco, per tutto ciò serve del capitale di rischio che la borsa e il mercato può dare. Ma c'è un altro aspetto importante che forse è un po' sottovalutato, che la borsa fornisce per l'impresa, per l'imprenditore, per l'industria che si quota. Allora, da una parte, come dicevo prima, capitali. Vado sul mercato e metto in vendita una quota parte della mia impresa, ricevo dei capitali, chiedo nuovi capitali per crescere, quindi faccio un aumento di capitale e utilizzo questi nuovi capitali per fare nuovi investimenti. Ma c'è, dicevo prima, un aspetto anche importante che viene un po' sottovalutato, è che per andare sul mercato l'azienda normalmente si riorganizza, cioè si riorganizza per poter presentarsi poi agli investitori con una organizzazione, in questo caso parliamo proprio dei sistemi più normali, sistemi gestionali, sistemi di contabilità, sistemi amministrativi, che facciano sì poi che questa azienda sul mercato abbia la possibilità di essere, tra virgolette, da una parte controllata, da un'altra parte con sistemi di gestione che possano essere più chiari per coloro che ne dovranno poi esaminare i bilanci, i piani, eccetera. Ecco, tutto questo sistema rende per certi aspetti l'impresa, anche la più piccola, meglio organizzata, perché volete, nel momento in cui io sono un imprenditore che tutto ha e tutto controlla, mi dedico in maniera molto più focalizzata e più decisiva allo sviluppo dei miei affari, ad aprire la nuova filiale nel paese X o nel paese Y, allo sviluppo del prodotto, al cliente, al mercato commercialmente parlando, però meno a tutti quegli aspetti organizzativi. Per cui un'impresa magari cresce, però cresce con un certo disordine controllato, lasciatemi dire. Ecco, andare in borsa dà anche la possibilità a un'impresa di mettere a punto organizzativamente la propria società, e questo è un fattore che ugualmente serve a un'impresa per poter, al di là di quella che poi è la quotazione, per poter crescere, per poter competere, per poter essere credibile sul mercato. E dà anche un effetto secondario non trascurabile. L'impresa che cresce a un certo punto ha bisogno di nuove risorse. Per esempio, per andare ad investire in nuovi mercati lontani, dove magari l'imprenditore stesso, per vari motivi ovviamente, non può andare, non conosce la lingua in certe occasioni, non conosce il mercato, però sa che quella può essere una grande opportunità per la sua azienda. A questo punto occorrono risorse esterne, risorse nuove, manager, magari anche manager esperti. Ecco, normalmente quello che succede è che manager esperti, quindi risorse professionalmente valide, vadano più facilmente a lavorare in imprese, in aziende che siano ben organizzate, che abbiano una chiarezza di visione, perché vi sono dei piani, perché vi è un controllo di gestione, perché vi sono delle procedure e dei processi e dei sistemi aziendali ben definiti. In una parola, si trovano in società organizzate che danno loro anche un certo tipo di sicurezza nel poter operare in una certa maniera. Quindi da una quotazione, che ovviamente ha l'obiettivo principale di poter avere per l'azienda risorse finanziarie per poter crescere, si passa a una società che, quotata, si trova in una necessità di doversi organizzare in maniera anche più completa, alcune volte molto diversa rispetto a una società prequotazione, e anche la possibilità di acquisire delle risorse fondamentali per la sua crescita, come sono le risorse umane e professionali. Tutto questo grazie anche al fatto che si è aperta al mercato. Ora voi mi direte, ma tutto ciò che ci stai raccontando ha una qualche forma di verità basata sui fatti? Stiamo parlando delle piccole e medie imprese. Allora,
noi non solo ce lo siamo chiesto, ma abbiamo fatto anche un'analisi per le società che si sono quotate in borsa, non negli ultimissimi anni, perché volevamo anche avere una visione di società che si fossero quotate prima e vedere dopo un certo numero di anni che cosa avevano prodotto. Quindi abbiamo fatto una ricerca su società piccole e medie quotate in borsa italiana nella fine degli anni 90 e abbiamo visto come erano queste società prima di entrare in borsa e 3 anni dopo la loro quotazione in borsa. Abbiamo trovato un materiale importante per noi che poi utilizziamo anche quando andiamo in giro per l'Italia a promuovere la quotazione. La prima cosa che abbiamo visto è che le società che si sono quotate in borsa 3 anni successivamente la loro quotazione sono cresciute di più nel loro settore rispetto alle società che non si sono quotate in borsa. Quindi ovviamente generalizzando nei vari settori per le società che non si quotavano, mediamente le società quotate raddoppiavano la loro crescita. In questo caso la crescita è la crescita del fatturato, quindi il loro fatturato cresceva 2 volte di più. L'altro aspetto importante è stato sugli investimenti. Allora, che cosa hanno fatto le società dopo la quotazione? Hanno investito di più o di meno? Allora, abbiamo trovato 2 aspetti importanti. Il primo è che hanno investito di più, nel senso che in questo caso non rispetto a tutte le altre società non quotate, ma rispetto a quanto avevano fatto nel passato. E la loro crescita da un punto di vista degli investimenti è stata ancora una volta doppia rispetto ai 3 anni precedenti. L'altra cosa importante che si è visto è che hanno sostanzialmente praticamente quasi azzerato il loro debito nei confronti delle banche nei primi 2 anni dopo la quotazione e poi il debito invece è ricresciuto. Questo è un aspetto anche importante nei confronti delle banche per il fatto che un'azienda che si quota poi non ha improvvisamente non più bisogno delle banche, continua ad avere bisogno delle banche ma ne ha un bisogno diverso, inizia a essere anche più sofisticata nelle richieste che fa nelle banche. Quindi abbiamo visto che le società piccole e medie quotate dopo 3 anni della loro quotazione in un certo senso rispettavano gli obiettivi della quotazione. Abbiamo anche loro chiesto qual era stato il risultato per loro più evidente dopo la quotazione al di là di quelli che erano gli impatti finanziari e la risposta è stata l'organizzazione che si è venuta a creare nella mia società proprio per il fatto che sono una società quotata. Quindi diciamo che la nostra sensazione che quotarsi in borsa, tra virgolette, fa bene alle piccole e medie imprese, sia per gli aspetti finanziari, sia per gli aspetti organizzativi, ha avuto anche un risultato pratico sul campo. Ed è questo quello che noi utilizziamo come sistema per convincere tanti imprenditori che la quotazione in borsa non è sicuramente un obiettivo per le imprese, ma è uno strumento per le imprese per raggiungere i loro obiettivi. Quindi la borsa aiuta, supporta e sostiene perché crea un bridge, un ponte tra l'industria nella quale l'impresa opera e la finanza, ovviamente una parte della finanza. E questo è il motivo per cui noi come Borsa Italiana cerchiamo di portare una serie di evidenze quando andiamo a parlare in giro per l'Italia con i piccoli e medi imprenditori per dare loro anche una visione, se volete, pratica di ciò che succede nel resto d'Europa. Noi purtroppo, dicevo prima, abbiamo un gap da superare in Italia. Il numero delle società quotate è molto piccolo. Abbiamo meno di 300 società quotate, in Germania ci sono quasi 900 società quotate, in Francia ce ne sono 1200, 2500 ce ne sono a Londra, ce ne sono 350 in Grecia e ce ne sono più di 400 a Madrid, in Spagna. Quindi abbiamo sostanzialmente un primato negativo da questo punto di vista e per certi aspetti io dico che questo primato negativo spiega anche una piccola media impresa italiana che è restata molto piccola in confronto ai loro concorrenti internazionali. E qui bisogna che ci sia un forte movimento da parte innanzitutto degli imprenditori ma poi da parte di tutto il sistema per creare una serie di condizioni per far sì che la piccola e media impresa italiana si ponga nelle stesse, almeno parità di condizioni,
dei propri concorrenti internazionali. Ovviamente i numeri che io do, come la ricetta che io posso dare, è quella relativa al prodotto che io vendo, che è il prodotto dei mercati. Però vi assicuro, e termino con questa indicazione, che l'opportunità di poter fare crescere la piccola e media impresa italiana è un'opportunità e deve essere un obiettivo per tutti noi, perché è di grandissima rilevanza per il futuro e il benessere del nostro paese. Se voi pensate a una risorsa fondamentale che noi abbiamo, che è il nostro risparmio, il risparmio italiano è un valore importante del nostro paese, sapete che la Costituzione lo protegge in varie maniere, e l'Italia continua ad essere un paese molto risparmiatore. A livello europeo e a un tasso di risparmio che, nonostante sia molto diminuito negli ultimi anni, continua ad essere superiore a quello di altri paesi europei. E tutti noi i nostri risparmi, risparmi finanziari, oltre a comprare la casa, vengono destinati a prodotti finanziari abbastanza semplici. Andiamo in banca e compriamo i buoni, piuttosto che andiamo alle poste, piuttosto che li diamo ai fondi che gestiscono i nostri risparmi. Ecco, questi fondi in Italia che raccolgono i nostri risparmi hanno una quantità, io dico spaventosa, di soldi che investono. E come li investono i nostri soldi? Li devono investire in una maniera abbastanza oculata e anche diversificata. Per i fondi che devono investire in azioni, perché questo è sul lungo termine sempre, in ogni caso, e lo sarà sempre, una fonte di investimento tra i più redditizi se andiamo a calcolare nel lungo periodo, quindi bisogna in ogni caso investire in azioni. Ecco, questi fondi utilizzano il nostro risparmio per investirli in azioni. Allora, nel nostro paese di azioni ce ne sono poche, quindi dovranno andare a investire in altri paesi. Quindi cosa fanno? Prendono una quota parte del nostro risparmio e la vanno a investire in Francia, in Germania, in Inghilterra, molto negli Stati Uniti. Con questo nostro risparmio quindi aiutano, come diciamo prima, la crescita delle imprese piccole, medie, grandi e grandissime, delle imprese che sono quotate sugli altri paesi. Queste stesse imprese sono le imprese che fanno concorrenza alle nostre imprese grandi, grandissime, e soprattutto alle piccole e medie, che invece nel nostro mercato non sono quotate, quindi non hanno questa importante fonte e risorsa che è il risparmio, che sono i finanziamenti. Quindi, se vedete, c'è un circolo vizioso per cui il nostro risparmio, e soprattutto se pensate alla riforma delle pensioni, a questo punto non sarà soltanto il nostro risparmio, ma sarà anche il risparmio di noi lavoratori, che con il TFR in una quota parte andrà anche a dover essere investito in azionario, per i motivi che dicevo prima, in azionario in borse internazionali. Quindi con il nostro risparmio noi stiamo finanziando, al di là del dovuto, perché una quota parte ci deve andare, così pure come gli esteri investono su di noi, però sta finanziando, al di là assolutamente di qualsiasi visione concepibile della finanza globale, sta andando a finanziare tutte le imprese, grandi o piccole, che sono i concorrenti delle nostre imprese piccole e medie. E nel momento in cui ci sarà una parte del TFR che sarà investito nei fondi pensione, che andranno a investire nelle imprese internazionali, si potrà trovare anche l'assurdo che un risparmiatore, lavoratore, dipendente italiano, con il proprio TFR sarà andato a finanziare una impresa internazionale che magari sarà in concorrenza con la sua impresa e che magari la costringerà a chiudere perché la tirerà fuori mercato. Ecco il circolo vizioso che si va a chiudere, ed ecco il motivo per cui io dico che c'è una grande opportunità nel nostro paese, perché dobbiamo spezzare questo circolo vizioso, che è uno, non è l'unico, ma è uno degli impedimenti per una crescita equilibrata delle piccole e medie imprese. Le piccole e medie imprese italiane si stanno evolvendo, quindi la mia visione è assolutamente positiva. Tra i tanti imprenditori che incontro ne trovo tantissimi che hanno delle idee chiare sulla propria industria, sul mercato, sul cammino di crescita e di sviluppo, e io dico loro: guardate, utilizzate, sfruttate i mercati
sfruttate la finanza in una maniera saggia, non abusandone, perché prima viene l'industria e dopo viene la finanza, però c'è una grande opportunità. E quando vado in giro vedo sempre di più piccoli, medi imprenditori, anche molto giovani, e loro guardano alla loro impresa e alla maniera per farla crescere in maniera un po' diversa dei loro padri. Questo mi fa decisamente ben sperare, quindi è sicuramente un augurio positivo che faccio all'imprenditoria italiana. Grazie. Ringraziamo l'ingegner Capuano, e tra l'altro lo ringrazio perché sin dall'inizio ha ricordato appunto che la finanza non è fine a se stessa, è nata al servizio dell'industria, anzi ha permesso anche storicamente lo sviluppo industriale, e questo è importante tornarlo a dire per ricreare un clima di fiducia, soprattutto dopo negli ultimi anni, quando per piccole poche eccezioni negative, anche se di grandi dimensioni, si rischia poi di distruggere un concetto invece che per secoli è stato motore trainante. Io volevo fare una piccola sintesi, perché la parola coraggio è tornata più volte, anche citata dall'intervento dell'ingegner Capuano, e così come è ardita e coraggiosa l'attività che le associazioni fanno, sia come la Compagnia delle Opere, ma così come ci ha descritto anche Alberto Tacchella come Falucimu, e tutta questa ricchezza positiva che abbiamo sentito, come si muove un colosso come Finmeccanica, che produce ricchezza continuamente, allarga i suoi orizzonti, si radica nei paesi, conosce nuove culture, tutto questo positivo dobbiamo cercare di tenerlo presente e soprattutto di relazionarlo sempre di più, di metterlo sempre più insieme, così come ci ha descritto l'ingegner Zappacosta, dove abbiamo capito in fondo perché ha investito in Italia, perché un paese evidentemente in America si annoiava, viste le difficoltà che ci sono qui, è veramente una grande sfida, insomma, investire in Italia, è veramente una roba da professionisti. Infatti mentre facevo l'intervento mi veniva in mente una cosa, che comunque un imprenditore che riesce ad affermarsi sul mercato italiano, poi secondo me in un altro paese proprio non ha sicuramente uguali, quindi auguriamoci che gli americani si devono augurare che non troppi imprenditori italiani vanno in America, perché chiaramente non c'è sfida poi. Cioè, infatti lo so, infatti è un italiano che fa business in America. La cosa appunto che collegava tutto quello che abbiamo sentito è una grande positività. E anche quello che ci ha appena descritto adesso come opportunità, come strumento, come opportunità il dottor Capuano, è importantissimo, perché spesso c'è questa cultura del lamento che non ci fa mai partire dalla valorizzazione di quello che c'è. Noi dobbiamo un po' fare come invece stanno facendo da un po' di anni in Israele, che sono partiti dal fatto che siccome lì c'era il deserto doveva diventare una risorsa, perché loro hanno detto: o noi conquistiamo il deserto o il deserto conquista noi, e infatti il deserto è diventato una risorsa. Io l'augurio, ma che faccio ringraziandovi di tutto il tempo e l'attenzione che ci avete dedicato, è quello di diffondere la cultura di questa positività, che è richiamata comunque appunto anche da quest'anno dal tema del meeting. E ve la lasciamo come provocazione, perché è importante, e forse io penso è l'unica possibilità da dove nasce il coraggio, no? Per crescere, per desiderare la crescita, per continuare a rischiare, è sicuramente importante almeno presentire che c'è un motivo ultimo per cui vale la pena. E quindi il meeting, augurandovi la continuazione di questo ricchissimo meeting, spero che questo è il tema che approfondiremo e che ci aiuteremo insieme a scoprire in questa settimana e durante tutto l'anno. Grazie.